Ve l'avevamo promesso e oggi vi raccontiamo a un mese di distanza tutti i lavori che abbiamo fatto, cosa è andato bene e cosa no. Esatto, e anche un po' di accessori che abbiamo portato a bordo per questa stagione Mandipeti 2.0. Allora, partiamo dalle parti meccaniche. In modo molto professionale? Sì. Va bene, sono pronta. Allora, anche il repellente per le zanzare abbiamo morto. Una tragedia. Vai. Partiamo dal punto di vista meccanico, perché ormai sono una grandissima esperta, cioè se succede qualcosa ci penso io. È il vino bianco, questo è il rosé, un po' di birra. Dunque, abbiamo fatto il tagliando in modo molto molto approfondito, ringraziamo veramente di cuore Christopher per tutta l'attenzione che ci ha riservato. Se vi dovesse servire vi lasciamo il suo contatto in descrizione, in provincia di Cuneo, ma lui non ha alcun problema a raggiungervi anche sulla Luna. Detto ciò, che cosa abbiamo fatto quindi? Abbiamo fatto il tagliando, abbiamo cambiato tutti i filtri, ci siamo portati a bordo dei filtri di scorta, abbiamo controllato i freni e abbiamo caricato a bordo delle pastiglie per i freni, così nell'emergenza siamo a posto. Abbiamo cambiato l'olio, il van ha cambiato più olio nella storia dell'olio dei van. Abbiamo fatto un richiamo Citroen. Abbiamo fatto un richiamo Citroen, non abbiamo capito bene, forse neanche loro hanno capito bene perché ci hanno richiamati. Comunque va bene, abbiamo fatto anche questa campagna di richiamo e dal punto di vista meccanico quindi ci abbiamo fatto un po' di chilometri, siamo arrivati dall'altra parte d'Italia e tutto funziona. Tra l'altro Christopher ci ha fatto anche i complimenti perché per i chilometri che abbiamo percorso e per le strade che abbiamo percorso in Mauritania, in Senegal e così via, il mezzo si è comportato veramente bene, ha guardato tutto sotto, insomma è stata una brava casetta su quattro ruote, siamo molto contenti di tutto ciò. Quindi conclusa questa mia parte esperienziale dal punto di vista meccanico, veniamo alle ruote. Queste sono le ruote nuove che abbiamo acquistato, e solamente due perché abbiamo girato le posteriori a livello anteriore, quindi sono quelle originali davanti, quelle che avevamo preso quando abbiamo comprato il van. Invece dietro abbiamo messo due pneumatici nuovi in modo che così siamo tranquilli e possiamo percorrere tanti altri chilometri. Veniamo invece a tutti i lavori che hanno interessato la parte abitativa del nostro van. In un video apposito vi avevamo parlato e spiegato di tutta la coibentazione che abbiamo voluto realizzare a bordo. In questo mese è pur vero che non abbiamo ancora vissuto delle temperature così rigide, però ad esempio ieri sera che c'è stato un mega temporale, comunque noi eravamo sul letto seduti in maglietta a leggere e non entrava uno spiffero, quindi al momento ci riteniamo veramente veramente molto contenti. Ma riassumendo, cosa abbiamo fatto? I lavori hanno interessato principalmente il portellone laterale e i due portelloni posteriori. Inoltre abbiamo cercato di coibentare anche tutte quelle parti che siamo riusciti a raggiungere senza smontare tutto il van, come ad esempio il montante, questo qua alto, il montante laterale e poi tutta questa parte qui dove adesso c'è il tendalino. Tutti quei punti in cui siamo riusciti a inserire l'isolante e che stanno dando i loro risultati, perché comunque da qua dietro prima entrava sia il caldo che il freddo, ora mantiene la temperatura e riusciamo comunque a dormire tranquillamente senza neanche dover accendere magari il riscaldamento e così via. Da quando abbiamo girato il video sono passate ancora un po' di settimane e abbiamo fatto un po' di test. Allora, noi andiamo a dormire tendenzialmente verso le 11, mezzanotte, e fuori la temperatura è circa di 14-15 gradi e internamente di 26. Ci svegliamo al mattino circa 7:30-8 con 21 gradi. Adesso abbiamo una perdita di circa mezzo grado l'ora. Ed è ottima questa cosa perché a parità di condizioni, quando eravamo in Portogallo, in Spagna, anche in Marocco agli inizi, con le stesse temperature e ci svegliavamo con molte volte 14-15 gradi, quindi perdendo ben più di un grado l'ora. Quindi ottima cosa. Vuoi fare vedere il pezzo di isolante più chic della storia degli isolanti chic? Mentre eravamo lì che stavamo cercando di capire dove inserire tutto l'isolante, a me è venuto in mente di dire inseriamolo qua sotto. E quindi adesso abbiamo una bellissima moquette. Il motivo per cui abbiamo deciso di mettere qua l'isolante non è, è anche un fattore estetico perché è bellissimo vedere qua la moquette nera. Ma poi trattiene anche meno sporco, sì. Cioè, è più facile da pulire. Anche perché lo sporco passa attraverso la zanzariera, cade qua sotto e si va a inserire tutto qua.
sotto questa parte di metallo ed era impossibile toglierlo. Invece così lo sporco finisce qui, con l'aspirapolvere lo puliamo. Però, al netto del fattore estetico e di praticità, da qua non so perché entrava un sacco di freddo e alla fin fine questo spiffero finiva tutto addosso a Olimpia, che poverina moriva di freddo. Tant'è che noi mettevamo un paraspifferi in questa parte bassa. Invece così dovremmo non averne più bisogno. Altro punto che siamo riusciti a coibentare è questa parte bassa del montante sotto la cintura di sicurezza, perché effettivamente un po' di freddo passava e lo sentivamo arrivare da questo buco qui dove passa la cintura. Adesso sembra non entrare più niente. Dato che avevamo ordinato un sacco di isolante e un po' ce n'è avanzato, abbiamo deciso di utilizzarlo in una maniera un po' furba. Una parte l'abbiamo messa nel gavone qua sotto, in modo che isola, innanzitutto tiene fermo tutto il nostro garage, seconda cosa isola il pavimento dal freddo che arriva da sotto. L'altro invece, lo possiamo vedere qua, l'abbiamo messo sotto il letto proprio, che così dovrebbe isolare il nostro letto dal gavone, quindi dovrebbe creare un ambiente un po' più caldo e accogliente per i mesi rigidi che ci aspettano. Abbiamo deciso comunque di tenere e lasciare questa coperta termica. Come si chiama sta roba? Oh, è un sacco a pelo! Lo utilizzavamo molto per non far entrare il freddo da qua dietro, da qua e qua. E adesso abbiamo deciso di lasciarlo comunque perché non fa entrare lo sporco. Poi così anche quando apri è un pochino più di intimità, no? Non vedono tutti tutto ciò che abbiamo lì dietro. Per quanto riguarda i portelloni, abbiamo messo isolante qua dietro, in questi due punti qui. Qua dietro era già presente, ma abbiamo voluto mettere un altro strato e poi tutta la parte qua sopra. Nel video specifico invece vedete come abbiamo messo l'isolante qua dietro, qua sotto e dentro i montanti che corrono dietro gli armadi. Oltre ai lavori di coibentazione, in tutti i punti che abbiamo coibentato abbiamo anche aggiunto l'isolante acustico. Non eravamo molto convinti, ora dopo aver fatto tutti questi lavori siamo convinti, Sara? Sì. Non ero tanto convinta perché non volevo spendere. Però effettivamente si sente nettamente meno il rumore arrivare da questa parte. Dormiamo molto meglio. Sì, abbiamo dormito anche in strada e non abbiamo sentito niente. Un'altra miglioria che abbiamo voluto fare al bordo del van sono queste tre viti, una, due e un'altra qui sotto, perché questa parte qui si scollava continuamente. L'abbiamo fatto sia da questo lato che da questa parte. Se prevedete di mettere sia l'isolante termico che acustico, questa parte qui non stava ben chiusa, quindi abbiamo aggiunto anche due viti qua sopra. Oltre alla parte posteriore abbiamo anche isolato completamente tutto il portellone laterale nella stessa maniera con cui abbiamo isolato quello posteriore, però anche qui abbiamo dovuto apportare due piccole modifiche perché l'isolante acustico e quello termico facevano rimanere questa plastica un po' gonfia, quindi abbiamo aggiunto una, due, tre e quattro viti qua sopra, e la stessa cosa una, due e altre due al fondo sono state aggiunte per tenere fermo tutta questa plastica qui, perché sennò cosa faceva sacchettino, faceva casino e non si riusciva a dormire mentre si guida. Per quanto riguarda la dinetta abbiamo voluto fare due lavori essenziali. Il primo riguarda sistemare la cintura per Olimpia, il secondo riguarda questo cavolo di sedile, perché questo sedile qua si toglieva sempre, ogni volta che ci si siedeva sopra scivolava piano piano e ce lo trovavamo davanti. Per ovviare a questo problema abbiamo incollato sia qua sopra che qua sotto, e l'altro è qui sotto, non so se si vede laggiù al fondo, del velcro, così rimane bello fisso e non si muove più. La seconda miglioria è stata spostare la cintura che prima non era installata qua, ma era installata qua sotto. Noi ce l'abbiamo spostata sopra, perché questa cintura la usa solo Olimpia. Quando era installata da sotto, usciva da qua, tirando a rotto questo pezzo di legno che abbiamo dovuto risistemare con quella L. Invece così facendo, tagliando il legno e mettendola sopra, Olimpia è libera di tirare quanto vuole e non far più danni. C'era una cosa che noi non avevamo voluto installare fin dall'inizio ed era il tendalino. Vuoi per la spesa, vuoi perché facendo sempre libera non è che possiamo sempre stare ad aprirlo.
Ci siamo però convinti, avendo trovato un prodotto decisamente più economico, che abbiamo potuto installare autonomamente. E abbiamo deciso di mettere una semplicissima barra in metallo, che è anche molto meno ingombrante rispetto ai classici tendalini, e è vero che dovremo picchettare quando ci ritroveremo in luoghi naturali, però comunque sarà un tendalino molto semplice da usare e decisamente perfetto per le nostre esigenze. Per noi va benissimo, perché alla fin fine, in un anno e mezzo quasi di viaggio on the road, effettivamente il tendalino l'avremmo usato pochissime volte, poca spesa, tanta resa. Fuori sembra funzionare tutto, veniamo alle migliorie interne che abbiamo apportato. Il primo cambiamento interno è stato quello di cambiare la batteria, perché siamo passati da avere due batterie a gel da 95 Ah a una batteria al litio da 200 della Creabest. Scusa, comunque ci ha cambiato notevolmente a bordo. Non eravamo convintissimi di volerli installare, però nel momento in cui eravamo in Senegal e dovevamo costantemente stare sotto il sole per caricare le batterie, per alimentare praticamente il frigo e basta, ci siamo detti sì, quando torniamo facciamo questo cambiamento. Ed effettivamente è stata una soluzione vincente, ce ne siamo resi conto soprattutto a Torino, quando abbiamo lasciato il van fermo per qualche giorno ed era costantemente all'ombra, e nonostante il frigo lo tenessimo acceso, quindi comunque ci fosse sempre un assorbimento energetico, le nostre batterie non hanno mai, anzi la nostra batteria non ha mai avuto bisogno di dover essere ricaricata. Quindi effettivamente abbiamo fatto un cambiamento che per noi vuol dire migliorare veramente la qualità della vita a bordo. Sì, abbiamo voluto fare un test, soprattutto... Questa non è la batteria, è l'aereo. Questo è un aereo a batteria. Veramente c'è un traffico aereo in veto, ragazzi, una roba folle. Veramente. Come diceva Sara, abbiamo voluto testarla a fondo, lasciando il mezzo parcheggiato fra vari palazzi, quindi non prendeva niente di luce. No, tipo un paio d'ore al mattino, ma comunque il sole è meno caldo anche. E dopo 3-4 giorni la batteria stava sul 60%, quindi andava benissimo. Perché dico 60%? Perché insieme alla batteria c'è una comoda applicazione con cui possiamo monitorare costantemente lo stato della batteria. Ed è comodissimo, perché prima non sapevamo mai effettivamente quanto questa percentuale di batteria fosse veritiera. Era un po' complesso capire tutto. Sì, dovevi un po' giostrarti conoscendo un po' le tue necessità, i tuoi assorbimenti e così via. Invece così dovremmo veramente essere più che tranquilli per quelle che sono le nostre necessità energetiche. Questo non è un acquisto che volevamo fare, però su questo camper c'erano ben 3 di queste luci, 2 hanno dato forfè. Quindi abbiamo dovuto acquistarne 2 perché eravamo rimasti senza luci. Ne avevamo solo più una. Ti ridi? Sua maestà la zanzariera, per fortuna funziona, ci sta veramente salvando, perché in questi giorni non so come mai, ma è pieno di zanzare, cioè, siamo presi d'assalto. Quindi per fortuna siamo riusciti ad aggiustarla e adesso speriamo che tenga. Una delle prerogative che avevamo pre-partenza era quella di far stare tutti i vestiti per 4 stagioni, per un paio d'anni di vita a bordo sul van, chi lo sa, non abbiamo una data limite. In ogni caso, farli stare per entrambi tutti sopra, negli armadietti che vedete alle mie spalle. Questi 2 sono di Paolo, i 2 qua davanti sono i miei. A questo giro ci siamo organizzati in modo diverso, perché se Paolo ha all'interno dei suoi armadietti tutti i sacchettini, perché lui vuole tenersi la roba così chiusa, io invece preferisco avere tutto un pochino più in vista, e quindi ho preso queste scatole che avevo già a casa e che sono comodissime, perché così ho diviso, quindi in questa qua ho le canottiere e le magliette, e poi qua all'interno invece ho i maglioni e così via. Insomma, ci siamo divisi in questo modo, però siamo riusciti a far stare i vestiti di entrambi, compresi anche i giubbotti invernali, nei nostri armadietti. Nulla di troppo nuovo, ma siamo veramente veramente felici di avere una nuova scorta di EWTS a bordo del nostro bagno. Questo è l'unico prodotto che ci aiuta a tenere sotto controllo gli odori a bordo, e vi lasciamo in descrizione il codice sconto dedicato alla nostra community.
una piccola miglioria che abbiamo voluto avere a bordo, e invece questo sacchetto, un banale sacchetto IKEA, che ha questo gancetto, quindi così la roba sporca la possiamo tenere insomma in modo pratico in bagno e non più negli armadietti della camera, e quando raggiungiamo il pieno facciamo la nostra scrubba. Le cose sulla cucina: non abbiamo cambiato chissà che cosa, abbiamo sempre le nostre pentole, continuo sempre a organizzarmi preparando i doppioni, ma ci sono tre cose appunto che vi voglio far vedere. La prima è finalmente lei, la pentola Omnia. La desideravamo da tantissimo tempo, adesso vi mostro il contenuto di questo sacchetto. Eccola qua. Che cos'è questa pentola? È una pratica pentola a fornetto che si può utilizzare sul gas, quindi io ci potrò cucinare all'interno le torte cuocendole appunto sul gas. Non solo torte salate, ma anche ovviamente torte dolci, pizze, dei simpatici muffin grazie a questo contenitore in silicone. Tra l'altro è molto comodo anche il contenitore in silicone per far sì che non mi rimanga tutto attaccato al bordo. Non mi resta che indossare il grembiule e mettermi ai fornelli. Ne cucineremo delle buone insieme, ve lo prometto. Manca la cuccia. Manca la cuccia perché l'aveva presa come lettiera. Continuava a fare la pipì sul letto, l'abbiamo tolta, ha smesso di farlo. Adesso la confusa. Compriamo. Allora, la seconda cosa che vi volevo far vedere è questo contenitore, perché io prima avevo tutti i contenitori per il pranzo, insomma, per poter cucinare in anticipo, e le varie ciotole in cui noi beviamo ad esempio le zuppe quando fa un po' più freddo, tutti un pochino stivati alla rinfusa, anche i coperchi e i sottopentola e la bilancia che ballava sempre, tant'è che l'altra bilancia ci si era rotta in Marocco. Invece, avendo messo tutto qua all'interno, sballottola molto meno e mi occupa perfettamente uno dei ripiani della nostra dispensa. Invece l'ultimissima parte è qua in alto e riguarda una selezione di spezie che ci hanno regalato e che siamo riusciti a incastrare tutte qua all'interno. Lo so, ci potevano essere delle soluzioni molto più pratiche, però al momento le ho tutte qua, così le ho tutte sott'occhio in questo contenitore trasparente, e anche lì insomma ci ingegneremo. Di sicuro mangeremo a bordo. Ho dimenticato una cosa. Che cosa? Qua sotto il bicerin. Questa è la cosa più importante di tutto il video. Oltre a sacchetto che fa disastri. Oltre a tutti i lavori tecnici che abbiamo fatto a bordo, abbiamo voluto anche un pochino abbellire il van, renderlo un po' più confortevole, come una casa vera e propria. E quindi abbiamo appeso questi simpatici quadretti che ci hanno regalato Fabio e Giorgia. Poi Paolo ha voluto mettere anche questa cosa tremenda che io non voglio nemmeno nominare, ma dice che ci porterà bene, quindi vabbè. Qui abbiamo di nuovo messo qualche libro a bordo che ci è stato anche regalato da alcune persone bellissime che abbiamo conosciuto on the road. E vi faccio vedere anche i quadretti che abbiamo dall'altra parte. Per abbellire un pochino il nostro salottino invece abbiamo messo il basilico che ci hanno regalato Nadia e Franco. Sta patendo, ma promettiamo di prendercene cura, gli stiamo parlando tutti i giorni. E che non è facilissimo tenerlo a bordo, quindi speriamo che ce la faccia ad arrivare con noi fino alla fine. Ma il basilico non è l'unica pianta che abbiamo a bordo, abbiamo anche con noi la bomboniera del nostro matrimonio. Poi abbiamo appeso questo quadretto meraviglioso che ci hanno regalato Eleonora e Enrico Ludovico. Abbiamo deciso invece di non appendere, ma di tenere vicino a noi questo quadretto fantastico che hanno realizzato a mano Federica e Fabio, i Bros on the Road. E cioè, è bellissimo, ci siamo noi, ma quanto è carino! Tra l'altro anche una lucina, ed è il motivo per il quale non lo appenderemo, perché così ce lo possiamo tenere qua sul tavolino e di sera, mentre noi giochiamo a Carcassonne su questo tavolo, è sempre con noi. Veniamo dunque ai costi, perché magari potrebbe interessarvi sapere quanto ci è costato fare tutti questi lavori. Ah, ci sta, giusto? Allora, il tendalino, per la precisione, ci è costato 114,25 euro, di cui, se non mi ricordo male, sui 90 euro solo il tendalino, mentre il restante per avere la canalina e l'installazione. Per quanto riguarda i materiali per coibentare il tutto, vi lascio qua sotto i tre materiali che abbiamo preso, perché abbiamo preso un isolante termico da 4 cm, un isolante termico da 2 cm
e un isolante acustico. Per tutti i materiali abbiamo speso 336,85. Mi sono accorto in fase di montaggio di aver detto due piccole imprecisioni. Innanzitutto gli spessori sono sbagliati, non sono da 4 e 2 cm, ma la metà da 2 cm e 1. Mentre per quanto riguarda le quantità abbiamo preso 3 fogli di isolante termico da 1 cm, mentre abbiamo preso 2 rotoli del regolatore acustico. Mentre per quanto riguarda il totale, quello è corretto, si riferisce a tutto quello che abbiamo acquistato. Continuiamo col video. Ah, dentro questo costo c'è anche i tre gancetti che chiudono questi obolo qua dietro, che si vedono, perché ne abbiamo voluti avere due di scorta e uno per sostituire quello che ci avevano rotto in Senegal. Comunque vi lasciamo qua tutti i costi. Batteria della Crabess noi non l'abbiamo pagata perché ce l'hanno fornita, però costa 999 euro di listino. Se andate a vedere sul sito potete anche prendere versioni più piccole, più grandi, in base alle vostre esigenze. Per quanto ci riguarda, la capienza va benissimo per le nostre esigenze, copre ampiamente il frigo. Nel nostro caso è un frigo compressore, quindi solamente ad elettricità. Comunque per le nostre esigenze, con un pannello da 150 watt per ora va benissimo. Per quanto riguarda gli pneumatici abbiamo speso 360 euro per due gomme. Per quanto riguarda invece cambio olio filtri, non possiamo... è stato un regalo di matrimonio, quindi... Ora non è che potete chiamare Christopher e dirgli ehi mi sposo, vieni a farmi il tagliato. La cosa più cara in proporzione, perché sono la cosa più piccola ma più cara di questo camper, ci sono costati 46 euro l'uno. Online se ne trovavano anche un po' meno, in realtà neanche tanto, perché alla fin fine ballavano 10 euro di differenza tra spedizione e tutto. Ne avevamo bisogno, sì, e quindi abbiamo preso i primi che c'erano ed è andata bene. Speriamo che questo modello regga più di questi qua che avevamo già, perché in 2 anni. Sì, uno all'anno. Esatto, uno all'anno sono partiti. Per quanto riguarda l'organizzazione del camper non è cambiata tantissimo, quindi vi lasciamo alla fine di questo video il video dedicato. Se però avete dei consigli o insomma volete scriverci qualcosa, vi aspettiamo nei commenti per confrontarci non solo appunto sull'organizzazione ma anche su tutti i temi che abbiamo trattato. Siamo sempre prontissimi a parlare con voi perché ci date sempre anche degli spunti utilissimi. Scricchiolo sembra non scricchiolare più, sembra finalmente tornato come appena comprato dal concessionario. Noi siamo pronti? Noi siamo prontissimi, siamo carichi. Non ci resta quindi che partire. La direzione qual è? Lo scopriremo insieme nei prossimi video. Perché il tuo verde e il mio rosso? Come si dice? In senso... Vuoi sederti lì? Sì, posso partire? Sì, ora sì. Si sentirà? No, dai. Ora non più. C'è un aereo. Mi stanno mangiando viva le zanzare. Veniamo invece a tutti i lavori interni che abbiamo. Voi non avete idea di quanto stiamo faticando a fare questo video. Almeno punta ovunque, giuro. Cioè... siamo nel paese ora... dove ci sono più zanzare al mondo e non siamo in Senegal. Pensa a te. Mamma, se fossimo in Senegal. Ma guarda qua che bugnù. Per ovviare a questo problema abbiamo inserito... Yeah.